Allora siamo in compagnia dell'Istituto Dagomari di Prato con la professoressa Raffaella Menichini, che è il direttore responsabile del giornale Il Drago del Dago, che anche quest'anno è a Chianciano, che sono tra le prime redazioni nazionali, e li abbiamo accolti con estrema simpatia perché ormai siamo diventati molto amici, perché ci sentiamo durante l'anno. Abbiamo anche qualche contatto su social network, Facebook, di tanto in tanto ci contattiamo, e quindi è nato un rapporto consolidato. È una redazione che primeggia a livello nazionale da qualche anno. Abbiamo iniziato 3-4 anni fa questa collaborazione e devo dire la verità, è una delle punte di diamante dell'associazione. Quindi vi do il benvenuto a Chianciano, a tutti i ragazzi. Anche al mio amico Zingarelli, che è l'artista del gruppo perché è quello che disegna le divise, mi è stato detto, e oltre alle divise è un bravo fotografo, giusto? Sì, mio padre, ma anch'io, un po', me ne intendo. E quindi abbiamo questa redazione con il nostro Luca, che si diletta a fare anche il videogiornalista. E poi abbiamo tutti i componenti del servizio dossier sui 110 anni di volontariato a Prato, che è stato uno dei video che è andato in nomination per la vittoria finale, che poi vedremo giovedì come andrà. Professoressa Menichini, allora ci dica tutto. Di cosa che gli devo dire? Siamo nuovamente felici per la quarta volta di partecipare alla manifestazione di Alboscuole e dobbiamo ringraziare proprio l'associazione Alboscuole se ci dà la possibilità di redigere un giornale che va in onda su internet a livello nazionale. I miei ragazzi lavorano molto volentieri. Il filmato che ci era stato richiesto all'inizio lo abbiamo fatto con tutta la nostra buona volontà. Non sappiamo come è avvenuto, a noi è piaciuto, ci è stato dato un minimo di tempo per realizzarlo. Poi, non lo so, ringrazio tutti i miei ragazzi che lavorano tutte le settimane fermandosi il mercoledì pomeriggio fissi dall'inizio della scuola fino alla prossima settimana e ancora avanti. Grazie, per noi di Alboscuole è veramente un piacere poter presentare una redazione composta da ragazzi normalissimi che si divertono, certamente non sono ragazzi che stanno chiusi in casa a studiare dalla mattina alla sera, però quando è il momento sanno tirare fuori la grinta giusta e soprattutto sanno valorizzare lo spirito dello studente italiano, che è quello del bravo ragazzo che si sa divertire, in contrapposizione con l'immagine negativa che molto spesso viene data per alcuni episodi particolari. Grazie agli amici del Dagomari. Qualcuno di voi state in quinta, che classe siete? Qui. Allora, quindi quest'anno a te ti salutiamo, con gli altri può darsi che riusciamo a vederci anche l'anno prossimo. In bocca al lupo per gli esami di Stato, allora. Grazie amici, e quindi da Chianciano con il Dagomari di Prato è tutto, a voi la linea.